qualificare il servizio. Partendo dagli aspetti fondamentali, tra questi aspetti ci sono anche gli aspetti organizzativi, comunicativi. Non siamo soli, siamo dentro una comunità parrocchiale, una comunità pastorale, una diocesi. E qui cedo la parola. Nei panni di una comunità piccola. Entrando ho salutato Don Francesco, mi parlava di ospitaletto, di Casattico, però conosciamo, sappiamo che ci sono 128 parrocchie con meno di 2000 abitanti. Difficilmente, e in queste molte hanno meno di 1000 abitanti o di 500 abitanti. E immagino che in queste parrocchie parlare di ministri straordinari della comunione eucaristica, di lettori, di cantori, sia un lasciar parlare noi del centro, perché tanto sarà impossibile. Allora, la mia domanda è questa: l'ufficio liturgico che cosa può fare per aiutare le nostre comunità? E ho immaginato alcune risposte che dovrebbe dare l'ufficio liturgico diocesano per aiutarci, quindi non per dare ulteriori pesi, ma proprio per mettersi al servizio del vivere normale delle nostre comunità di cristiani, anche quelle piccole. La prima cosa, mi sembra che sia necessario essere continuamente incoraggiati dall'ufficio liturgico a capire il senso dell'annuncio della parola e della proclamazione della parola. È importante quello che anche adesso diceva Don Fulvio, sono le cose di base, non difficili. Ci sono anche atteggiamenti interiori a cui ha fatto riferimento, con i quali ci si avvicina alla parola, all'annuncio della parola, al servizio di proclamare la parola in un'assemblea. E in questo dobbiamo essere aiutati. Quando c'è un matrimonio, capitava adesso un po' meno, che arrivasse l'ultimo che arrivava, diceva: se vuole posso leggere io la lettura. Ma non è leggere una cosa, un giornale, è proclamare la parola di Dio. Prima è stato sottolineato il versetto che diceva che mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. Quindi non è questione di fare, ma proprio di celebrare, di vivere, di sentire, di partecipare a quello a cui siamo nell'assemblea, siamo chiamati. E l'ufficio liturgico innanzitutto dovrebbe sostenere e incoraggiare, provocare le nostre comunità, anche piccole, perché diano all'atto liturgico della proclamazione della parola il vero senso e significato. Nessuno distribuisce l'Eucaristia, anche se è straordinariamente invitato a farlo, a cuor leggero, ma nessuno dovrebbe più distribuire la parola a cuor leggero. Ecco, questo è il servizio più difficile, penso, che a livello diocesano possa essere reso, perché vuol dire un cammino, vuol dire una sensibilità, vuol dire continuamente riprendere. Poi magari abbiamo anche i tempi in cui siamo un po' più su dal punto di vista spirituale, altri in cui siamo un po' più stanchi. Ecco, è un servizio liturgico diocesano che deve tenere alta l'attenzione su questo profondo significato spirituale della proclamazione liturgica. Questa è la prima richiesta che penso si possa rivolgere. Una seconda richiesta che dobbiamo fare all'ufficio liturgico diocesano, e poi ci metto anch'io nella servizio di coordinamento diocesano, diciamo, è che si costruiscano dei segni, potremmo definire, di comunione tra tutte le nostre comunità, anche se diverse,
l'una dalle altre, perché innanzitutto tutti camminiamo nel dare lo stesso significato all'annuncio della parola. Da Sermide a Castiglione, noi cristiani vogliamo dire, quando proclamiamo, sappiamo tutti che l'annuncio della parola è un atto importante, e quando proclamiamo la parola sappiamo tutti, siamo tutti consapevoli dell'atto importante che compiamo. E questa è la comunione, un senso di comunione profonda che ci unisce, pur vivendo in tante realtà e comunità molto diverse tra di loro. E ora, se veniamo aiutati in tutte le parrocchie a dare lo stesso significato, a qualificare appunto il nostro servizio, penso che questo sia un altro servizio importante. Una terza indicazione più pratica riguarda alcuni segni che possono testimoniare questa comunione che esiste tra tutte le parrocchie così diverse della diocesi. Innanzitutto, predisporre a servizio delle nostre comunità un iter di formazione. Mi spiego. Per diventare ministri straordinari della comunione eucaristica ci sono alcuni, c'è una preparazione di base, di fondo, che è l'appartenenza alla vita di una comunità, alle iniziative di formazione, alla vita spirituale, liturgica, di comunione di quella. Questa è la vera preparazione fondamentale. Però poi ci sono anche alcuni incontri che vengono fatti prima di assumere il servizio. Forse questo potrebbe essere fatto anche per i lettori. Così come per i ministri storici della comunione eucaristica esiste poi una formazione permanente, cioè ogni anno si incontrano 3 volte, abbiamo stabilito così in questo periodo, per approfondire il senso del loro servizio, lo stile, tutte le connessioni a livello comunitario del servizio. Questo anche potrebbe essere fatto per i lettori. Già, comunque, viene proposto, però non mi pare che ci sia la stessa attenzione. Per questo motivo ci sarebbe un'altra proposta, oltre a quella di mettere a fuoco bene l'iter di formazione iniziale e permanente, che è quello del mandato del Vescovo. I ministri straordinari della Comunione Eucaristica hanno un tesserino con la firma dell'ordinario diocesano, del Vescovo, chi per lui, che dice sostanzialmente che l'incarico che uno ha ricevuto ne determina anche i tempi, dura per 3 anni, il luogo, la tua comunità, la tua parrocchia. No, sostanzialmente è un'azione di riconoscimento del nostro servizio e della dignità di questo servizio. Penso sia arrivato il tempo perché anche il servizio di lettore possa avere una sua dignità, possa essere riconosciuto come servizio importante. Certo, se non c'è nessuno si fa leggere il primo che capita, come in forma straordinaria può succedere anche per l'Eucaristia, però non possiamo immaginare che normalmente debba funzionare così, e dobbiamo evitare proprio la circostanza in cui questo possa succedere. Vuol dire riconoscere questo servizio, dargli un volto. E un terzo aspetto ancora pratico è quello del collegamento. E sempre sullo schema dei ministri della comunione straordinaria della comunione eucaristica, noi sappiamo a livello diocesano chi sono. Non è anzi una forma di controllo, ma di dire che il vescovo è in contatto con i lettori, perché quel servizio è importante. Per cui il vescovo sa chi sono e quanti sono i lettori della sua diocesi. Anche questo potrebbe aiutare le nostre piccole comunità a dare un volto ad una fisionomia attraverso la quale dobbiamo camminare, perché
sempre più dobbiamo passare dal prete, parroco, responsabile della comunità in, di tutti gli aspetti, a una condivisione con, delle piccole, con dei piccoli gruppi di ministeri, tra i quali quello della parola penso che sia fondamentale, non può non esserci. Infine, il servizio a livello diocesano che può essere reso alle nostre comunità parrocchiali è quello che potremmo dire della vigilanza, dello sguardo amichevole e incoraggiante, appunto perché il servizio, questo servizio di lettore, sia un servizio alla comunità. La parola potremmo dire che aiuta la comunità a crescere, ma la comunità deve saper custodire la parola. Non dobbiamo sganciare, non ci deve essere la specializzazione, cioè uno che è capace di leggere. Certo, uno che sa quello che fa, ma che lo fa per il servizio a quella comunità concreta. Il servizio di un lettore in fondo è il servizio a Dio, alla parola di Dio, è un servizio a Dio che è il corpo, che si vede, che è quello dei cristiani. E quindi deve essere straordinariamente legato alla vita complessiva della comunità. Un lettore deve voler bene la sua comunità. Così come un ministro della straordinaria comunione deve voler bene la sua comunità. È in funzione del vivere e del celebrare di una comunità. Già queste cose sarebbero importanti.